Bene, se ritornate a sedere, grazie. Intanto che vi sedete, io rimedio una mia lacuna quando ho ringraziato voi e i vostri docenti, però un ringraziamento va anche al personale tecnico, al nostro tecnico, senza il quale banalmente non ci sarebbe poi la registrazione. Se noi possiamo avere un canale YouTube con alcune registrazioni, le condivisioni in Drive, tutta una serie di aggiunte alla nostra didattica, e anche perché c'è del personale tecnico che fa spesso non il proprio mestiere, ma più del proprio mestiere, va ringraziato giustamente. Posso usare questo? Io adesso però non voglio andare avanti molto, voglio magari concludo il discorso, perché così se no è rimasto un po' a metà, ma proprio sono gli ultimi elementi, no? Perché eravamo partiti dal presente e ci siamo bloccati, quindi manca l'ultimo pezzetto. No, perché come vi ricordate, no? Come dicevo prima, no? Si può prendere Kant come esempio, non è l'unico, però di questa produzione di due piatti. No, di due piani, come se si divericasse il campo del sapere su due livelli, che prima non c'era, no? Un piano che è il piano in cui operano le scienze e un piano in cui si interroga sulle condizioni di possibilità delle scienze, che è il piano che Kant chiama trascendentale. Ora, al netto di come Kant e i suoi successori articolano il discorso, lo scoprirete quando, se o l'avete già visto, lo scoprirete, non lo so. Però quello che interessa qui da evidenziare è che per la prima volta, forse, davvero, c'è uno spazio autonomo per un discorso che è proprio filosofico e non è scientifico. Cioè lo scarto, la differenza fra piano scientifico e piano filosofico, non che prima non ci fosse, ok? Però è molto complicato rintracciarla. È con Kant e con quel momento lì, che ripeto non è solo Kant, è un momento più di passaggio, più complessivo, che si produce questo scarto, che dà alla filosofia un piano diverso da quello delle scienze, che è un piano che poi progressivamente può anche prendere quelle forme di cui parlavamo all'inizio, perché uno può interpretare questo piano come il piano in cui io posso fondare le scienze nella loro necessità, no? Quindi do le condizioni di possibilità delle scienze, quindi io spiego alle scienze, le fondo, no? Le fondo nella loro condizione di possibilità, oppure posso anche pensare che questo piano, le due cose non sono del tutto separate, no? Che questo piano è un piano che riguarda un campo più originario, più fondamentale rispetto a quello in cui operano le scienze empiriche, un piano che sfugge alla presa delle scienze. No? E quindi un altro campo, un campo per il quale non si può fare scienza, si deve fare filosofia. E allora queste rielaborazioni della differenza tra piano scientifico e piano filosofico, che differenza che nasce in quel modo lì, cioè perché le scienze funzionano, no? Questo spazio poi pian piano viene occupato dalla filosofia. E tra 8 e 900 è così che funziona. La filosofia ha un'ambizione fondativa nei confronti delle scienze, da un lato, pensiamo al progetto di Hegel, ma anche a quello della fenomenologia di Husserl che vi ho già citato, ma anche quello diciamo dell'empirismo logico a modo suo è un'ambizione fondativa, quella diciamo della filosofia della scuola del circolo di Vienna, che poi sarà la base della filosofia analitica, eccetera. All'inizio aveva un'ambizione
fondativa, nel senso non tanto a Hegel, ma nel senso di dare le basi logiche delle proposizioni scientifiche. È un progetto molto importante anche quello. Dall'altro lato, appunto, c'è invece l'idea, quindi da un lato l'idea di un'idea di filosofia come capacità di fondare il campo delle scienze, dall'altro lato sempre più la filosofia come ciò che si occupa di un qualcosa di più originario rispetto al campo delle scienze, più fondamentale, un campo su cui la scienza non fa presa. E quindi l'esperienza vissuta, il piano dell'essere, il piano di un piano più originario, che viene declinato in mille modi diversi. Ora, oggi, no? Un po' questo, no? L'impostazione, cioè queste sono le impostazioni dominanti tra 8 e 9. Oggi, le cose sono un po' più complicate. È molto complicato, è una situazione molto magmatica e anche molto confusa. La filosofia oggi viene praticata, sì, oggi ce ne sono, però se non vogliamo identificare la filosofia con una pratica generalmente culturale, cioè con dire qualcosa di intelligente e basta, no? Perché a volte sembra che sia questo, no? Quando nei talk show un filosofo, uno che dice cose intelligenti, sveglie, che ti fa pensare, cioè pillole di saggezza, eccetera, no? Però se la filosofia è questa è veramente poca cosa, no? Quindi non può essere. Ecco, ma allora questi progetti di cui vi ho parlato, queste idee, ancora reggono oggi? Beh, sicuramente le scienze hanno dimostrato di non aver bisogno in alcun modo della filosofia per essere fondate, si fondano da sole, trasformano i loro concetti, le lavorano sulle loro stesse condizioni di possibilità, producono mutamenti radicali nei loro orizzonti di senso, eccetera. Quindi di sicuro, diciamo, non devi chiedere a un fisico sperimentare, a un fisico, non so, oggi a un biologo, ah no, ma tu vai avanti alla cieca e poi arriva il filosofo che ti spiega. No, è una cosa che non esiste, è proprio impossibile. La storia ha dimostrato che non è più così, non è così. Quindi sicuramente le scienze non hanno bisogno della filosofia come elemento fondativo. Però dall'altro lato, appunto, c'è l'idea che, anche quell'idea che dicevo prima, no? Che invece la filosofia abbia un suo orticello, un suo spazio, che addirittura sia quello più fondamentale, anche quello è difficile, secondo me, da tenere come posizione. Ma allora cosa? No? Allora dobbiamo dire, e con questo chiudo subito, no? Cosa dobbiamo dire allora? Che la filosofia è destinata a scomparire, come diceva Hawking, oppure che è già scomparsa, oppure che è solo la sua storia, per esempio, che è anche una cosa che si può dire, no? La filosofia è lo studio della storia dei pensatori, come avete se è un po' vero quello che vi ho detto fino ad ora, è anche una storia un po' posticcia, non che non abbia senso, perché le basi ci sono, però dire proprio che una storia, che quegli autori che mettiamo in fila nella storia della filosofia siano dei filosofi, va bene, però attenzione a non dare per scontato, avete visto che non si può fare, che questa roba filosofia sia sempre uguale a se stessa. Avete visto che dipende dall'organizzazione del sapere. Cambiano le organizzazioni del sapere, cambiano per dei motivi anche ricostruibili. Ecco, allora, oggi l'unica cosa che mi viene da dire, no? Un elemento di riflessione, al di là di tutte queste ipotesi che ho un po' messo in campo, una possibilità su cui si può provare a riflettere è questa. Non è che magari la filosofia, no? È quel campo che, diciamo, lavora insieme alle scienze, no? Che lavora insieme alle scienze, ma che, diciamo, cerca di mantenere aperto e di lavorare, diciamo, di mantenere aperto nell'operare scientifico attuale e anche nella comprensione, nell'approccio a questo operare scientifico attuale, la dimensione storica, viva delle scienze. Perché il problema è che a volte le scienze oggi vengono trasmesse in un modo un po' piatto. Questo è un rischio, no? Cioè come un corpus di conoscenze acquisite, funzionanti e stop. Ma la scienza non è questa, no? La scienza ha una sua storia, ha dei concetti che si modificano, si trasformano. I problemi scientifici cambiano nel tempo, no? È una consistenza storica, no? La storia dei concetti, una storia molto complessa che incrocia discipline, le differenzia, eccetera, no? E allora forse nel mio studio dei filosofi, di quelli che voi studiate in filosofia, no?
potete forse pensare ogni tanto, immaginare se non c'è una traccia di questo, no? Pian pianino, non è facile, però vedere una traccia di questo, ma vedete che, no? Studio questi autori, vedo che quei problemi che oggi la scienza risolve in certo modo, beh, sono stati pian piano determinati, i concetti sono stati pian piano prodotti, no? Hanno una storia, hanno una vicenda complessa, che comprendere la quale consente di avere una visione più viva, più vivificante, no? Anche delle stesse pratiche scientifiche. Allora, questo incrocio, no? Potrebbe essere utile per entrambi i campi. Va bene, io mi fermo qui perché ho già parlato anche troppo. Abbiamo un po' di tempo, se vogliamo... Io darei la precedenza a domande e richieste di chiarimento, cose intelligenti che vi sono passate per la testa. Chi decide che sono intelligenti? Nessuno. Se vi sono passate per la testa, comunque sono passate dal vostro intelletto e quindi un'intelligenza c'è. Questo per dire che quell'elemento di timidezza, no, io avrei una cosa da dire ma non mi sento abbastanza intelligente da, lo bypassiamo. Il professor Cesaroni non ha un registro in mano, questo è già importante, quindi non vi deve mettere un voto. Era previsto che la mezz'ora finale fosse una discussione, però io con il professor Cesaroni posso anche discuterci in altri in momenti, sicuramente lo farò. Se qualcuno di voi ha qualunque cosa come domanda, come intervento da proporre, alza la mano, io arrivo con il gelato e poi vi risponde il docente. Arianna Lamberti, M, volevo chiederle più che altro una curiosità, se una sua opinione riguardo alla fusione di un'eventuale filosofia e scienze, ad esempio nel liceo, se diciamo forse più ipoteticamente che nella pratica, perché mi rendo conto che possa essere molto difficile, però se secondo lei possa essere più fruttuoso che una separazione, eventualmente in che modo si possa fare oggi. Ah sì, rispondo subito. Uno alla volta, no, come vuoi. Arianna, una bellissima domanda. Lo dico perché in realtà è un tema che si capisco bene nella scuola, giusto? Infatti è un tema importantissimo perché non riguarda in realtà solo la scuola, ma anche l'università. Cioè come si organizza, funziona l'organizzazione del sapere, è adeguato al modo in cui... è una buonissima domanda. Io non so rispondere, però anche perché, come giustamente diceva anche il professor Di Michele prima, è giusto secondo me che a livello di scuola uno prenda consapevolezza, studi, appunto quella che diciamo è la storia della filosofia, quella che a un primo livello si può dire storia della filosofia. Inoltre c'è un problema ulteriore, cioè che è difficile riuscire a incrociare competenze nei docenti. Io per primo, io mi occupo di filosofia politica, conosco le scienze sociali, le scienze politiche, per dei motivi che adesso non vi spiego, mi sono interessato un po' di scienze biologiche, sempre in relazione, però ecco, non domino, no, il campo è molto complicato. Però secondo me in ogni caso, no, io credo che a livello ipotetico sarebbe veramente interessante farle parlare di più, perché in effetti io credo che filosofia oggi sia considerata, si studia insieme a storia, che è importante, però viene considerata una disciplina umanistica, no? E poi ci sono quelle scientifiche, ecco, questa... C'era un libro di metà anni 50 che ha un po' impostato questa cosa, si chiamava Le due culture, no? Come a dire, da un lato c'è la cultura scientifica e da quell'altra quella umanistica. Una si interroga sulle grandi questioni del mondo e quell'altra invece opera, fabbrica, produce.
ovviamente il problema è capire come, se davvero c'è questa opposizione, per quello che vi ho detto prima, no, io non credo che abbia molto senso, però sarebbe molto difficile immaginarlo, come riorganizzare la cosa, è sicuramente inattuale, questo è poco ma sicuro, però è una bella domanda. Domanda giusta. Buongiorno professore, sono Chiara Esposito, sempre di Quinta M. Volevo chiederle anche un'opinione su un pensiero, perché cioè, alla fine un'altra causa di questa separazione, almeno apparente, tra le scienze e la filosofia al giorno d'oggi può essere anche il cambio del ruolo del sapiente, dell'intellettuale, perché comunque nel passato, nell'antichità, cioè la stessa persona si poteva occupare di più saperi, cioè alla fine il filosofo è l'amante della sapienza, quindi è ovvio che il filosofo era anche fisico, matematico, eccetera, eccetera, come non c'entra niente, però anche l'artista era pittore, architetto, scultore, eccetera, eccetera. Mentre adesso, negli ultimi anni, anche lei prima ha detto che ci sono 20.000 facoltà, cioè adesso si punta molto alla specializzazione, ai vari tecnicismi, cioè ecco, questo cambiamento anche del ruolo del sapiente può essere un'altra causa anche di questa separazione. No, anche questa, Chiara, grazie, la domanda è molto giusta anche questa, ma seriamente, nel senso che è una domanda molto importante, anche perché appunto, no, il problema qual è? Che da questo punto di vista, no, le diverse pratiche scientifiche progressivamente si sono moltiplicate. Allora, il problema, per esempio, dell'unità e della pluralità delle scienze, cioè, questo è un problema decisivo, perché se noi intendiamo che le scienze siano in realtà una sola e che il metodo scientifico è uno solo e che viene applicato in qualunque ambito, no? Ecco, questa idea, che pure ancora bene o male in alcuni c'è, però non è possibile sostenerla, no? Fino in fondo. Basta pensare alla storia della biologia, no? Negli ultimi, ma in realtà da 600 in poi, ma soprattutto negli ultimi due secoli, certo c'è un grande passo avanti fondamentale, no, di applicazione di certe metodologie, però le modalità sperimentali dei biologi sono diverse, sono specifiche, quindi c'è una specializzazione, certo bisogna conoscere tante cose, perché un biologo deve conoscere anche la chimica, una chimica organica, soprattutto se fa certi studi, eccetera, però e quindi c'è un incrocio, una connessione fra tutte le discipline, ma c'è l'idea che bene o male non possa più esserci una figura capace di dominarle tutte, no? Ed effettivamente la figura del filosofo come colui che domina tutte le discipline è una figura classicamente, non solo classica, ma anche ottocentesca. Cioè l'idea, appunto, che dicevo prima, il filosofo è colui che è in grado di dominare l'intero campo del sapere fondandolo. No, pensiamo al sistema di Hegel, per esempio classico, e io fondo tutto il sapere. Cioè quello che Hegel cerca di fare è di fondare l'intero scibile umano. Non fare solo filosofia, lui pensa di fondare il sistema delle scienze, che è per lui la scienza, no? Ecco, e quindi l'idea è questa idea, c'è ancora questa idea di una filosofia capace di dominare il campo del sapere, c'è ancora anche in Husserl, in quello che dicevo prima, sono filosofi che voi non conoscete, però forse li affronterete, in alcuni casi altri no, fenomenologia, era un grandissimo filosofo, un importantissimo filosofo dell'inizio del Novecento. Ancora c'è questa idea. Oggi la specializzazione sembra, diciamo, irrecuperabile. Ora, è un bene o un male? Beh, da un lato la specializzazione è sicuramente a volte finta, nel senso che io non credo che tutti i corsi di laurea che esistano corrispondano a davvero delle pratiche scientifiche esistenti. A volte sono dei corsi di laurea che vengono inventati per altri motivi, di altro genere, infatti lì è tutto interessante anche di capire come funzionano le istituzioni universitarie, cioè marketing, no, non come corso di laurea, ma come, diciamo, proposta, no, l'università adesso devono attrarre studenti, quindi immagino tutti i corsi di laurea più. Quindi c'è una pluralizzazione ideologica,
scusate se uso questo vecchio termine, cioè che non ha una base. Ma poi c'è un problema vero, cioè le scienze sono plurali, si specializzano. Allora, ovviamente, ancora una volta, uno può dire la filosofia quindi è in grado, secondo me no, ma secondo me non è neanche giusto. Questa è una cosa veramente complicata e anche interessante da discutere, ma siamo davvero sicuri che abbiamo bisogno di un'unità complessiva del sapere? Forse dobbiamo piuttosto vedere come le diverse scienze tendono, no, a specializzarsi, no, a specializzarsi e a comprendere una porzione irreale, forse non è così necessario riuscire ad avere una comprensione unitaria di tutto, no? Ecco, questo è un tema veramente complicato. Questo non vuol dire che non ci siano connessioni tra diversi campi, connessioni, divisioni. Ecco, forse la filosofia che in qualche modo mantiene questa idea, no, di un'esigenza di totalità, perché la mantiene, però potrebbe essere intesa così, no? Come un lavoro di connessione, di disconnessione, di interrogazione sulle connessioni fra campi diversi, il loro tendere a magari sovrapporsi, poi dividersi, differenziarsi. Ecco, questo è un tema a me molto caro, è un po' complicato spiegarlo in due parole, però ecco, sicuramente questo tema dell'unità, dell'unità e della capacità di una visione d'insieme. Questo è un tema sicuramente decisivo oggi, sicuramente. Grazie. Per cui sì. Io sono Filippo Enrico Rizzo della classe seconda B e dunque potrei non aver ben compreso la chiusa di questa discussione, perché affermando in ultima battuta che la filosofia sia quel campo che lavora con le scienze ma che tiene aperta la dimensione storica e viva delle scienze, affermando questo non si va a relegare, diciamo, la filosofia a un esclusivo ruolo subalterno rispetto a qualcos'altro, e non si va quindi anche a chiuderla in una dimensione magari già chiusa, completa, e quindi a precludere la possibile o probabile nascita di nuove idee? Non è quindi un po' un controsenso affermare questo rispetto alla natura stessa della filosofia? Sì, grazie Filippo, è una domanda difficile, è una domanda tanto difficile. Allora, certo, è vero, ripeto, oggi come oggi ci sono tante prospettive, la chiusura mia era solo proprio un breve accenno a un tipo di lavoro che facciamo a Padova, alcuni di noi, il mio gruppo di ricerca, diciamo, che segue un po' questa linea epistemologica, ok? Però la filosofia oggi è un sapere, o meglio, un discorso molto frastagliato. Dentro ci sono anche prospettive che rivendicano la totale autonomia della filosofia e anzi la sua capacità creativa, quello che diceva lei, no? La capacità di creare, inventare pensieri nuovi, concetti nuovi. C'è un autore, che a me tra l'altro è anche caro, perché è uno dei più grandi filosofi del Novecento, caro anche al professor De Michele, che adesso non vedo, qua dietro, che ha anche curato dei suoi testi, insomma, un autore che è Gilles Deleuze, scritto Deleuze, il quale sostiene, no, in un libro, Che cos'è la filosofia, che è un libro scritto nel 1993, se non sbaglio, non tanto tempo fa, lui è morto nel 95, no, quando è Che cos'è la filosofia? 89? Negli anni 80, scusa, in questo libro Deleuze dice, e Guattari, che è il suo sodale, dicono, beh, la filosofia è quella disciplina capace di creare, di inventare concetti, no? Mentre le scienze si occupano delle funzioni o dei funtivi, come li chiamano loro lì, no? Quindi lui dice, certo, anche le scienze inventano, ma la capacità inventiva, creativa, è quella della filosofia. Ecco, sì, è una prospettiva che secondo me è convincente, ma non è l'unica.
No, perché dall'altro lato, uno come invece, un autore che invece è erede di una tradizione leggermente diversa, come Alain Badiou, scritto, che citava anche prima, lui direbbe sì e no, oppure autori di altro genere, perché in effetti anche le scienze inventano, è questo il punto, cioè dov'è che dobbiamo trovare la capacità inventiva, no? Cosa vuol dire inventare nuovi concetti? E questi concetti nuovi, come devono essere fatti, no? Ecco, allora, una filosofia che si allea con le scienze, e che certo è un discorso che non... Allora, in quello, lei l'ha capito benissimo, infatti è una mia provocazione, lei l'ha capita bene, è una provocazione la mia, Cioè, io per come la vedo io però, e ripeto, non so, cioè, tanti non la vedono così, però per come la vedo io, la filosofia... senza la scienza non ci sta, ma per i motivi anche storici che vi ho detto fino ad ora, cioè filosofia e scienze non sono due cose che possono essere davvero separate, no? Però allora qual è il ruolo? Non è mica un ruolo fondativo, non è un ruolo, no, è un ruolo di, diciamo, connessione, perché le scienze a volte rischiano, no, a produrre degli effetti ricompositivi al loro interno, degli effetti di generalizzazione, cioè... Quindi in qualche modo la filosofia può essere un elemento che aiuta a mantenere aperta la dimensione viva, no? della creatività scientifica, non farla lei, ma mantenerla aperta. Capisco che diciamo, questo toglie un'autonomia, questa prospettiva rischia di togliere una vera e propria autonomia all'operare della filosofia, questo è un elemento che è giusto, che lei ha giustamente individuato e che andrebbe sicuramente ulteriormente approfondito. Però è vero, quello che dice è vero. Ha capito bene. Buongiorno, mi chiamo Martina, sono di Quarta M. Io volevo porle una domanda che partiva più dal sapere scientifico, ecco. Ad oggi, soprattutto a livello fisico, le scoperte che sono state fatte sono innumerevoli. Restano solo dei grandi punti interrogativi, come per esempio la materia oscura o l'energia oscura. Sappiamo che anche tra i fisici c'è una divisione tra i fisici teorici e gli sperimentali. E da diverse letture che ho fatto, ciò che ho potuto, ecco, comprendere e ciò che è emerso è che molto spesso i fisici teorici arrivano ad elaborare delle teorie per spiegare appunto ciò che resta ancora incomprensibile, che dagli sperimentali vengono addirittura criticate perché rasentano proprio il confine con la filosofia come l'abbiamo divisa dal sapere scientifico appunto durante l'incontro. Quindi quello che le volevo chiedere è secondo lei se fosse possibile proprio a partire dall'interno del campo scientifico questa eccessiva filosofia che gli sperimentali, che invece appunto lavorano con i dati, lavorano con i grafici, lavorano con i numeri, riscontrano invece nelle teorie appunto dei fisici teorici, possa portare ad una divisione netta tra appunto un campo scientifico che fa quasi solo filosofia e un campo scientifico che si occupa appunto solo di dati riscontrabili e empirici, ecco. Sì. Grazie Martina, una bellissima domanda a cui io ovviamente non so rispondere perché non sono un esperto, ok? Quindi le rispondo dalla mia piccola capacità e molto limitata, quindi questo è un aspetto, ovviamente vale per tutto quello che ho detto finora, in particolare per questo, no? È molto interessante quello che dice, no? Perché in effetti anch'io ho letto qualcosa a riguardo, non tanto, quindi non sono minimamente un esperto, però c'è un problema, no? Oggi, per esempio nella fisica contemporanea, perché il problema non è tanto produrre teorie nuove, ma che sembrano non poter essere neanche falsificate, no? O provate sperimentalmente, né ora né mai, tipo, no? Delle stringhe, eccetera. Cioè, il problema è fino a che punto si può ancora parlare di fisica
laddove usciamo dal campo dello sperimentale e ci muoviamo in ipotesi teoriche non strampalate, perché seguono logiche rigorosissime, ma di matrice, diciamo, logico-matematica, no? Principalmente, no? Con strumenti matematici sempre più nuovi, sempre più articolati, complicati, eccetera, ma che dicono che funziona, è coerente, magari è coerente, ma come faccio a dire che è anche così davvero, no? Ecco, ovviamente questo è un tema molto interessante, tant'è vero che appunto in effetti alcuni fisici sperimentali accusano i filosofi i fisici teorici di essere filosofi, cioè di parlare di teorie che non potranno essere verificate e quindi sono solo loro invenzioni. Ecco, io credo che però questa separazione tra, diciamo, l'empirico e il teorico, o tra lo sperimentale e il teorico, ecco, secondo me è sbagliata, no? E credo che un fisico sarebbe d'accordo. Qualunque, perché in effetti, no, c'è una dialettica fra questi due lati, no? Perché? Perché in effetti il problema delle teorie nuove di solito si produce da cosa? Perché abbiamo bisogno di teorie nuove? Perché abbiamo bisogno di concetti nuovi, no? In una pratica scientifica? Per tanti motivi, ma in primis perché i conti non tornano. Cioè, perché alcune cose che dovrebbero sperimentalmente accadere in un certo modo accadono in un altro, cioè perché c'è il punto, no, in cui la conoscenza acquisita non è in grado di rendere ragione del dato. Quindi non è che, diciamo, da un lato c'è chi calcola e dall'altro c'è chi inventa, no? Ma, diciamo, proprio dall'emergere, no, dell'impossibilità, cioè di punti di impossibilità, dei punti di contraddizione, no? Lei parlava prima di energia oscura, ma perché lì? Perché abbiamo visto, no, che molto lontano la legge di gravitazione, no, non funziona bene, i calcoli non tornano, e quindi dobbiamo immaginare una massa mancante che non vediamo, che non è ok, ma e quindi l'ipotesi concettuale, la produzione concettuale, questo ha a che fare con quello che chiedeva anche Filippo prima, no? La produzione, anche creazione, che non è una creazione artistica, no? Però è comunque una creazione concettuale, risponde ai punti ciechi della sperimentazione, no? Quindi è un po' sbagliato pensare che uno vede i dati, formula una teoria, poi fai la teoria e vedi, produci quest'idea del metodo ipotetico deduttivo. È un po' una semplificazione, no? Perché la scienza lavora sempre contro se stessa, tra virgolette, cioè lavora sui punti ciechi, no? della sua stessa conoscenza. Quindi, secondo me, io credo che se davvero... Poi è un tema molto complicato, no? Per cui c'è un dibattito attualmente su quello che dice lei. Vedo che è al corrente, ma è un dibattito effettivamente operante, no? Però è un tema complicato. A me verrebbe da dire però che i due lati non possono separarsi, ecco, almeno per il modo in cui la scienza esiste nell'ultimo secolo, almeno anche di due secoli. Se non ci sono altri, anche l'ultimo minuto, allora butto non una domanda, ma due elementi che forse si possono aggiungere a quello che ha detto Pierpaolo. Cioè, Pierpaolo ha detto subito: non ci occupiamo dell'aspetto istituzionale, la scuola, l'università, come sono strutturati, no? Affermazione che a me suona piuttosto bizzarra, perché 10 anni fa stavamo facendo un lavoro in comune sulle istituzioni del sapere. E, però è chiaro che per stare in 2 ore devi decidere cosa mettere dentro e cosa no, però è importante sottolineare anche questo aspetto. Giustamente è stato detto che Kant ha un ruolo decisivo. Non sto a riassumere il suo pensiero, diciamo che pone due elementi
alla sua contemporaneità e a quelli che vengono dopo. Il primo, giustamente, quali sono le condizioni di possibilità del sapere? Non chiediamoci solo cosa sappiamo, ma come facciamo a saperlo, che è forse la domanda fondamentale. E la seconda è che da lì in poi dobbiamo accettare, nel senso che sono falliti i tentativi avversi, è chiaro che non c'è nessuna prova che non possa succedere domani, ma dobbiamo accettare il fatto che non possiamo sapere tutto, che il nostro sapere ha dei limiti. Ripeto, in alcuni campi disciplinari ne abbiamo anche la prova scientifica, ecco, però la vera prova, ovviamente empirica, è il fatto che in due secoli abbondanti non ci sono stati o sono falliti i tentativi di dire ma io posso fondare tutto. Allora, quegli scienziati a cui si è alluso, che hanno rivoluzionato la fisica all'inizio del Novecento, ma non solo loro, no? Avevano un tratto in comune, un fisico come Mach piuttosto che Schrödinger, quello famoso dei gatti. Però se io prendo un romanziere importante come Musil, uno di quelli che ha insegnato che si può scrivere romanzi e opere d'arte sulla gente comune, no? L'uomo senza qualità, qualcuno scriverà morte di un commesso viaggiatore, non di un principe, di un commesso viaggiatore. L'uomo senza qualità che inizia con la descrizione di una perturbazione, come ha fatto il cielo, le nubi, un logico come Wittgenstein e poi ovviamente tutti quelli che stavano a Vienna che fanno, e i tedeschi, cosa hanno in comune? Sono il prodotto di un sistema scolastico, tra l'altro eccellente, che non sto a spiegarvi perché, ma è profondamente kantiano. Cioè c'è un sistema scolastico che dà una forma comune a dei geni, alcuni dei quali hanno rivoluzionato la fisica, altri hanno rivoluzionato il romanzo, altri hanno rivoluzionato la pittura. Mi sto limitando a Vienna, ma potrei arrivare fino a Berlino. Da questo punto di vista i sistemi scolastici hanno la stessa impronta. E questo è un terreno in comune tra i saperi, nel senso che la struttura di base di un sistema scolastico produce delle forme mentali. Il sistema scolastico italiano è un sistema, o bene o male, ma comunque storicistico, e cioè che ritiene fondante, importante, la dimensione storica del sapere. E questo dà una certa impronta. E questo è probabilmente un elemento di riflessione nel momento in cui ci troviamo nell'interregno tra un mondo che percepiamo star finendo, ma non riusciamo a vedere il mondo, quale mondo ci sta arrivando davanti, e però in parte ci siamo dentro, ed è molto probabile che la prossima generazione dovrà avere dei sistemi di istruzione diversi e probabilmente si lamenterà del fatto che questo lavoro andava fatto prima. E quindi forse chiedersi qual è l'intersezione tra filosofia e scienza serve anche a preparare questo lavoro, e cioè che impronta, perché comunque un'impronta viene data, dovrà dare un sistema di istruzione adeguato al terzo millennio, okay? Una domanda un po' alla Calvino diceva quali parole ci portiamo dietro dal vecchio secolo al nuovo secolo, ovviamente non è una sollecitazione che butto lì, perché se fosse una domanda dovresti disegnarmi il sistema scolastico del terzo millennio, e non è il caso. La seconda riflessione, prendo spunto da quello che ha detto Martina, uno dei fisici teorici accusati a volte di non essere dei veri fisici, è un fisico molto noto, Carlo Rovelli. Io so per certo che quello che è stato il suo maestro, si chiama professore emerito quando va in pensione, che è stato quello con cui ha iniziato a studiare fisica, ha avuto i primi incarichi, hanno una lunga amicizia tuttora, no? Però il suo maestro, che è un fisico duro e puro, non lo considera un fisico. Carlo Rovelli è un filosofo. Carlo Rovelli è uno che riesce a occuparsi anche di questioni non solo scientifiche. Lo nomino
per una ragione molto banale, perché i colleghi di matematica e fisica giustamente fanno circolare i suoi libri perché ha una buona capacità divulgativa sui libri divulgativi, poi ci sono anche i libri più impegnativi, e quindi è un autore che in questo liceo si incontra. Rovelli è capace di occuparsi anche di questioni di vita quotidiana, sempre col suo sguardo scientifico. Per esempio, lui è intervenuto più volte sulle guerre in corso dicendo delle cose che sono trasparenti a chi conosce la sua fisica, cioè il mondo non è fatto di questi e quelli l'uno contro l'altro. La materia, lo spirito, noi, loro, sono tutte costruzioni mentali. Si vedono proprio le parole del fisico in trasparenza per chi le conosce. Però Rovelli, che è legittimo criticarlo, spesso viene criticato con delle battute, sì, no, perché lui è il maggiore esperto mondiale di gatto morto, gatto vivo. Cioè viene criticato con quell'atteggiamento per cui, non capendoci un H di fisica, facciamo, o di filosofia, cosa vuol dire? Facciamo delle battute alla Crozza, perdonate, Crozza poi è uno che però fa anche ridere del suo mestiere, no? Ma facciamo delle battute il cui scopo è far ridere invece che argomentare, no? Dice, ma tanto non si capisce di cosa si occupa, figurarsi poi se deve spiegarci come va il mondo, l'inquinamento. Lo stesso accade per Parisi, che ha vinto il premio Nobel, ma no, è il fisico della pasta scotta, per aver detto una banalità che gli chef dicono da tanto tempo, che non so se sia vero. E cioè questo rimanda un altro problema sul fatto che il sapere è diventato una cosa talmente complessa che realisticamente qui dentro, tra di noi, mi ci metto ovviamente anch'io, difficilmente raggiungeremo un livello di specializzazione delle nostre conoscenze che poi ci porterà a capire fino in fondo, cioè, ci dobbiamo fidare, ecco, quando leggiamo un saggio sulla teoria della relatività a un certo punto ci dobbiamo fidare sul fatto che le formule sono quelle, okay? In buona parte. Però non possiamo neanche fare il passo indietro e dire vabbè, tutta roba incomprensibile, tutto vale tutto, cioè dobbiamo capire dove si arriva nel non sforzarci di comprendere anche quello che ci appare incomprensibile, perché poi alla fine ne va in gioco la nostra capacità di pronunciarsi non su come è fatto un atomo, un quark, che cos'è il trascendentale, eccetera, che sono cose importantissime nella vita peraltro, ma anche di questioni quotidiane come l'aria che respiriamo, i bilanci dello Stato e così via. Beh sì, non rispondo perché appunto sono sollecitazioni estremamente rilevanti. No, appunto io l'aspetto istituzionale, diciamo, no? Cioè il condensarsi del sapere in istituzioni, che dove il sapere è prodotto e trasmesso, no? In alcuni casi in entrambe le cose, in altri solo una, no? Ci sono alcuni centri di ricerca e basta, altri centri, la scuola per esempio è una trasmissione, il luogo in cui il sapere viene principalmente trasmesso, l'università in teoria fa entrambe le cose, adesso le fa male tutte e due, ma vabbè. Ecco, ovviamente, come giustamente diceva Girolamo prima, appunto, no? Abbiamo anche lavorato proprio insieme su queste cose qualche anno fa. Per me è decisivo, appunto come dicevo anche all'inizio, non si può in realtà separare, ma infatti anche prima quando parlavo un po' vi ho detto qualcosa, no? Come si organizzava l'università, però per esempio la scuola, no, ma io vi chiedo, ma vi prego di pensarci, no? Cioè è giusto interrogarsi, no, su queste cose, ma non in una funzione puramente critica, eccetera, ma per capire da dove vengono queste strutture. Per esempio la scuola dell'obbligo è un grande passo avanti, no? Certo, ma perché è organizzata proprio così? Perché si studiano queste cose e non altre? Certo, non vuol dire che non dovete studiarle, anzi dovete studiarle, però questo lavoro per, no, che è fondamentale, cioè no, anche non dico a trovare le risposte, ma porsi le domande, porsi queste questioni, importante, per avere una comprensione. Non so, io ho sempre fatto molta fatica, fin da quando sono piccolo, a studiare le cose se non sapevo perché le dovevo fare. Cioè, a che pro?
ma non nel senso, no, allora se non mi serve per costruire un motore o qualcosa non lo fa, no, ma nel senso il piano, il contesto, l'orizzonte, no? E questo secondo me è importante, e quindi anche in relazione ai limiti del sapere, eccetera, ma certo, ma le scienze oggi rischiano di, le pratiche scientifiche oggi rischiano di avere una visione, di dare una, da un lato di essere dominate da una serie di problemi che ci sono, strutturali, no? Quindi l'esigenza di avere grandissimi finanziamenti, perché ormai gli esperimenti, soprattutto nel campo della fisica, sono enormi, eccetera, ma ci sono una serie di problemi, no? Anche biologia, biotecnologia, eccetera, sono questioni molto complesse, no? Però all'opinione pubblica gli scienziati a volte appaiono come un po' dei guru, come gente che parla così, no? Dice la sua. Ecco, è un problema, perché non si può assumere dogmaticamente questa cosa, no? Anche quando la studiate, è la cosa migliore, no? Quando studiate le discipline, cercare di capire perché si è giunti a quel risultato, no? Non imparare solo il risultato, che è morto, ma anche il procedimento che vi conduce, no? E questo è il punto fondamentale, perché solo così uno si ha nel sapere in generale un elemento di autonomia, di produzione, perché io mi rendo padrone della cosa, se so, no, il procedimento che ha prodotto. Invece, no, e quindi ecco, un'acquisizione del sapere mobile, in questo senso forse la filosofia può avere un valore, tra tanti un valore, no? Perché insiste molto su questo aspetto qui, no? Il processo che ha prodotto. No? E quindi, perché sennò acquisire solo i risultati uno si li dimentica, no? E poi non riesce a farci niente, non riesce letteralmente a farci niente, visto che siamo dominati da cose che non sappiamo come funzionano e le usiamo senza sapere niente di come funzionano, no? Ma questo è molto pericoloso. E allora il piano del sapere è esattamente questo: funzionano perché qualcuno sa come funzionano e io devo rendermi padrone di questo sapere. Altrimenti come faccio a vivere in società? Vengo completamente schiacciato. Quindi il sapere ha una capacità anche di produrci come esseri autonomi, capaci di muoverci nel campo della società in un modo libero, autonomo, non schiavo di saperi che, diciamo, funzionano e di cui non sappiamo più nulla, che è il grosso problema, uno dei grossi problemi. Non so, penso che incrociavano le ultime cose che dicevi anche tu, penso. Allora, no, siamo ancora dentro i limiti. Allora, io vi ringrazio davvero per l'attenzione, per le domande. E ringrazio il professor Cesaroni che ha voluto partecipare a questa iniziativa. Ringrazio ancora il nostro tecnico che ha fatto il suo lavoro, come tutti. Quindi, per suonare la campana, siete liberi.